Un progetto Emozione Napoli che sicuramente tutela la qualità dei prodotti ma che racconta soprattutto l'emozione di acquistare, di vivere un prodotto napoletano. Puntando sul rilancio del marchio Napoli abbinato all'immagine commerciale di prodotti e servizi, il Comune si classifica al terzo posto su 70 nella sfida dei progetti lanciati dall'ANCI per combattere la contraffazione e con un finanziamento di 30.000 euro avvia il bando Startup Emozione Napoli, un'idea per valorizzare tradizioni, cultura e produzioni del nostro territorio attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Sia nell'alimentare ma nel tessile e nell'artigianato abbiamo tantissimi prodotti di qualità che noi vogliamo raccontare nel mondo tramite internet degli oggetti, dove ciascun prodotto parlerà di se stesso e dell'intero sistema Napoli, provando a raccontare con un flusso di informazioni nel tempo quello che accade in città di particolare, da uno scheletro che appare mentre si fanno i lavori della metropolitana a un'attrice famosa che viene a girare un film. Queste cose saranno comunicate nella lingua della persona che nel mondo appunto è entrato in contatto con un nostro prodotto per fargli venire la voglia di comprarne altri e anche di visitare la nostra città. In collaborazione con le associazioni di commercianti, artigiani, consumatori, il progetto promosso dall'assessorato alle attività produttive prevede una prima fase di individuazione degli elementi distintivi del marchio e la successiva realizzazione di una piattaforma informatica per il supporto alla tracciabilità e alla valorizzazione dei prodotti certificati. Entro l'anno, con un finanziamento di 30.000 euro, quindi piccolo ma un progetto da fare entro l'anno, dobbiamo far vedere anche su scala molto piccola, che ne so, 5 prodotti e 10 clienti, che la cosa può funzionare. Quindi una volta che questa cosa sarà visibile, io credo che verrà voglia a tutti di entrare sulla piattaforma e di dire sì, portiamo di nuovo Napoli al top nel mondo.